quando alle 4 del mattino del 9 settembre, l'armistizio dell'8 settembre, c'è stata quella dichiarazione che non si capiva, fatta da Badoglio, tra parentesi da Cassibile, avevano già firmato il giorno 3, avevano già firmato l'armistizio. Invece il giorno 9, dopo l'8 settembre, il 9 alle 4 del mattino, c'erano i carri armati in Alto Adige, carri armati tigri tedeschi, erano tutti già piazzati davanti ai vari portoni dei soldati italiani, che aspettavano l'occasione per attaccarsi, perché prevedevano l'armistizio. Infatti alle 4 del mattino sparano la porta della caserma, il portone della caserma era in di legno, saltato, sono entrati questi qui, questi soldati, erano soldati della Wehrmacht, avevano l'elmetto e qui sull'elmetto avevano una specie di fanalino, per cui quando si muovevano sembrava un girone dantesco dell'inferno di Dante, ecco. Io, tra parentesi, ero arrivato al reggimento con un quarto d'ora di ritardo e lì c'era un sottotenente abbastanza giovane che mi dice: tu non andrai in branda a dormire, stai insieme alle sentinelle. Allora io il mio moschettino ero lì che aspettavo. A un certo momento un caporal maggiore mi fa: spara, 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 e io ho sparato un colpo, uno solo. Spero, lo dico sinceramente, spero di non avere colpito nessuno, perché aspetta, è una guerra praticamente sbagliata quella che noi abbiamo fatto. Io ho fatto 3 domande di volontario, una per andare in Grecia, una per andare in Sicilia e una per andare quando sono gli angloamericani sono saliti. Ma tra parentesi, ricordo che mentre noi eravamo incolonnati per andare alla stazione, io prima bisognava consegnare il fucile e io ho staccato l'interruttore e l'ho buttato in un pozzetto nel cortile, così il mio fucile non lo utilizzavano. Ma c'era la gente di Bressanone, non tutta per carità, erano alcuni che ci sputavano addosso perché ci consideravano traditori della Germania. Un certo Moser, che era parente della principale pasticceria di Bressanone, dopo quasi 2 anni di prigionia si è fermato l'altra rotta a Bressanone, lui è sceso ed è andato a prendere a sberle quello che gli ha sputato addosso. Io non ricordo, so che ho preso degli sputi ma non so da chi. Poi è una vendetta ridicola. Io sono stato in 5 lager perché non ho voluto collaborare con la Repubblica di Salò e me la sono cavata per il rotto della cuffia. Ho avuto per difendere un mio amico che si stavano picchiando perché portava sulle spalle, su per i gradini, dei sacchi di cemento che pesavano 40-50 kg. Questo si chiamava Pizzuto, era siciliano, ha fatto cadere il sacco, tutto il cemento fuori. Allora questi cretini
dei tedeschi che urlavano sempre, anche se erano distanti di centimetri, gridavano sabotage, sabotage. E io istintivamente, non per fare l'eroe, ma per istinto, mi sono messo tra lui e questo mio compagno di sventura per difenderlo, perché lo pestavano sangue. E quel disgraziato ha preso la rivoltella e me l'ha puntata in fronte. Tu puoi immaginare cosa ho provato in quel momento. Sono diventato di ghiaccio, perché bastava che facesse così. Amen. Noi fummo risparmiati per parlarne. Ci mancarono pane quotidiano, mercedi a opere prestate, ma più l'assenza di lucerne agli usci di casa e i baci della buonanotte. Perché tornare se mancano gli appelli della sera e ai risvegli la volontà di andare incontro al sole? Tra loro e noi, sabbia a coprire reperti e memorie di qualche ieri sorteggiato a casa. Perché temere la notte e l'alba attendere? Perché chiudere le porte e al cancello porre la catena? Noi fummo risparmiati per parlarne. Era l'epoca dei falchi sulla luna, di una pianura senza fiori, di corone di spine intorno ai cuori e fili di ferro a trattenere anime. Era un'epoca senza poesia. Io ero nella caserma di Bressanone insieme agli altri ed ero insieme a un mio amico, un certo Giorgio Moroni, operaio. Io ero soldato semplice, operaio che abitava nelle case popolari di Viale Brigny a Milano. Essendo milanese, si chiacchierava di nascosto dalle SS, perché ci portavano dalla... Noi dormivamo in una baracca di legno con la lamiera come copertura, e quindi c'era un grande freddo. Si facevano 3 chilometri a piedi, poi i soldati della Wehrmacht si consegnavano alle SS nel cancello del campo di sterminio di Schandela. E io con questo mio amico, che poverino è morto un anno dopo che è tornato a casa di leucemia contratta in Germania. Il ricordo che ho è che a un certo momento con lui decidiamo di scappare, ma era difficile uscire dalle pareti di recinzione, erano alte, poi avevano messo la roba che faceva male alle mani, lo spinato. Il risultato che lui e io scappiamo e ci nascondiamo sotto la paglia dove c'erano gli asini. Avevamo un asinello, io avevo un asinello che gli davo sempre lo zuccherino. Poi abbiamo parlato sottovoce per non farti sentire, perché fuori in cortile c'erano i soldati tedeschi che andavano uno così e uno così, si incrociavano, quindi per sorvegliarci. Allora io ho aspettato che questi si allontanassero e ho fatto una grande corsa. Io ero un atleta, io giocavo molto a tennis e purtroppo mi ha visto
il sottufficiale che aveva sparato a un nostro commilitone, che era la finestra, e questo qui mi ha messo il parabellum nella schiena. Questo è un altro ricordo che sinceramente anche lì mi sono sentito di ghiaccio, perché bastava che facesse così, io ero finito. Per fortuna io avevo imparato un po' il tedesco e i soldati tedeschi facevano una distinzione tra quelli che parlavano la loro lingua e quelli che invece non la parlavano. Allora io ho fatto segno, essen, essen, mangiare, mangiare, come se fosse uscito per cercare da mangiare. Allora questo qui mi ha dato un calcio, uno spintone, eccetera, e mi ha buttato dentro nella caserma insieme agli altri. Anche questo è un brutto ricordo. Un altro brutto ricordo, non so se era Mengele, ero a Manai, nel campo di concentramento di Manai. Manai è una bellissima città. Noi al mattino presto ci svegliavano e ci portavano dalla città nella zona industriale, dove c'era la Utilsonwerk, e lì ci facevano lavorare più non posso. E lì purtroppo ho sentito in una radiolina che un nostro commilitone, con delle cose trovate per terra, aveva fatto una radiolina e si sentiva. Abbiamo sentito la morte di Mafalda di Sisaroya, cosa che ci ha fatto molto dispiacere. Non si tratta così. La figlia di un ex re, che poi tra parentesi aveva sposato un ufficiale prussiano. È stata un'esperienza dolorosa. Quando ci hanno portati, eravamo a Braunschweig, in Sassonia, quando ci hanno portati per togliere le macerie dalla strada, io sulla pala ho trovato mezzo cranio del pilota. Probabilmente venivano dalla Francia, perché ho trovato il suo portafogli, che naturalmente ho preso e ho nascosto, non per rubare, certo, che non mi serviva niente di soldi, ma perché c'era dentro una banconota tricolore, e io avevo fatto un po' di amicizia di nascosto dal capo, dal Führer del Lager, perché era di Nizza, era un certo Juglary, giornalista. Allora io gli davo le mie poesie scritte a matita in italiano e lui mi dava le sue poesie scritte a matita in francese. C'è stato uno scambio. A un certo momento c'erano i soldati dell'SS che giravano con una, come si chiama? Un manganello di caucciù, lungo così. Mi danno un colpo sulla testa e io svengo. Mi prendono in due e mi portano dentro Lager Teste, cioè il comandante del campo, il quale mi dice, e tra parentesi questo qui, proprio come nei film americani, aveva monocolo e poi parlava col verbo all'infinito. Infatti, se vuoi fare ancora così, finire là. E dal finestrone vedevo che stavano picchiando questi poveri di varie nazionalità, stavano picchiando a sangue.
naturalmente sono tutte cose che rimangono e non si dimenticano per tutta la vita. Lì non c'erano i forni crematori, ma quando qualcuno stava malissimo lo portavano a Bergen-Belsen o ad Auschwitz, quindi era facile seguire il loro percorso. Mi è andata bene perché io sono tornato abbastanza sano, soprattutto sano di testa. Purtroppo le mie ginocchia sono quello che sono, perché io come architetto andavo, salivo e andavo sul tetto a 30 metri d'altezza, che era l'altezza massima che si poteva fare a Milano. A 30 metri mi arrampicavo su e giù, e quando mi davano la mano io dicevo no, io sono un alpino, e allora saltavo, non volevo essere aiutato. Mangiando, siccome noi mangiavamo nelle nostre cavette delle rape, queste schifose rape facevano venire dei foruncoli grossi così, e allora faceva male, si grattava. Allora io ho chiesto di essere messo a rapporto e sono andato per farlo tagliare. E questo disgraziato di dottore, c'era anche un suo assistente, mi diceva in francese, io il francese lo sapevo bene, il femal, e io dicevo, no, un petit peu, doucement. E perché me lo tagliava senza mettere la disinfestazione. C'era un riso sardonico. Sadico, eh? Sì, ma però bisogna resistere. Bravo Enrico, resisti ancora. Cioè, io gli volevo far vedere che noi italiani siamo capaci di soffrire in silenzio. Quando non stavo bene, ero in ospedale, lì nel un reparto del dove eravamo prigionieri, e una mattina è entrato un sottufficiale inglese o americano, non ricordo in questo momento, e prende un fascicolo scritto in tedesco, tutto pieno di fotografie, e me l'ha buttato sulla branda dicendo guarda cosa hanno fatto ai vostri capi, una cosa del genere. Io questa l'ho portata perché col professor Vitelli, Romolo Vitelli, io sono andato a parlare per molti anni nelle varie scuole ai ragazzi di tutte le età, dai ragazzini a quelli più alti. Per esempio, Teresin era una fortezza che è stata adibita dalle SS per campo di sterminio bambini ebrei, e di lì sono passati 13.000 morti tutti di questi bambini ebrei. E mi ricordo che una notte io, c'era ancora viva mia moglie, io ancora ho avuto una specie di incubo, cioè io ho sognato di essere un bambino ebreo a Teresin o Theresienstadt, vicino a Praga. Ecco, il risultato che mi sono svegliato, sono andato nella stanzetta che è adibita a studio, vicino alla camera da letto, e ho scritto questa poesia a Teresin, che è lì. Quando al mattino l'ho letta, non ho cambiato niente.
perché era, secondo me, perfetta. Non occorreva cambiare niente. È stato una specie di incubo, suggerito da qualcosa, da qualcuno, non so, non lo so. Canzoncina di Teresin. Poi c'è un asterisco che dice Fortezza di Teresin, trasformato in campo di sterminio di bambini ebrei, e sono morti 13.000. Cielo, ce le hanno tolte le scarpine, e quei capelli belli alle bambine color dell'oro hanno tagliato a zero. Loro non sanno ciò che è falso o vero. E quel bambino che piangeva forte è stato il primo condannato a morte. Lo voglio disegnare con amore, scrivere in versi tutto il mio dolore, nel sonno la fame dimenticare, nel sogno alla mia casa ritornare. Questa è stata scritta quel mattino così, non ho corretto niente. Sì. Alziamo il bicchiere, facciamo cin cin, beviamo, tutto il mondo fa cin cin, sollevando il bicchiere di vin, cin cin, e viva gli alpin, cin cin, viva Enrico, viva! Auguri, viva!